Ciao amici, io sono Carla del Laboratorio Artistico e oggi vi propongo altri disegni kawaii da fare in versione stickers. Io farò degli stickers abbastanza grandi che voglio attaccare alla vetrina del mio laboratorio artistico. Voi potete farli un pochino più piccoli oppure farli come i miei da attaccare alla vostra finestra, alla finestra della vostra cameretta oppure dell'aula. Cominciamo a disegnare dei soggetti. Io ho scelto soggetti ovviamente di pittura e disegno, molto semplici e molto grandi, con la matita. Come sempre iniziamo da forme semplici. Dato che io voglio aggiungere gli occhioni, dobbiamo pensare che ci sarà una zona, magari nella parte alta del mio oggetto, che servirà da faccia. Adesso renderli kawaii è davvero semplice. Aggiungiamo degli occhioni grandi grandi e una faccina buffa e tenera. Non mi preoccupo troppo se ci sono dei segni di matita sotto gli occhi, perché tanto andranno colorati completamente di nero col pennarello. Io vi ricordo che su www.scuolearte.it, nella pagina dedicata ai disegni kawaii, ci sono altri soggetti che vedrete anche in fondo a questo video. Potete andare a vedere sul sito e fare anche gli altri disegni se vi fa piacere. E potete anche iscrivervi al sito, così avrete accesso ai contenuti gratuiti presenti sul sito, che sono in PDF e video, e poi agli sconti esclusivi per acquistare i corsi online, che sono corsi per fare arte con i bambini, veramente semplici da usare per tutti. Sono tutti corsi in PDF e video. Ok, quando abbiamo finito le nostre faccine tenere, andiamo a prenderci i pennarelli e li coloriamo con colori allegri e un bel ripasso nero. 1, 2, 3, voilà! Adesso con delle belle forbicine a punta arrotondata andiamo a ritagliarli. Non preoccupiamoci delle manine o dei pezzetti difficili, perché io vado a ritagliarli proprio come sono fatti gli stickers, e cioè con un bel bordino bianco che ci rende facile questa operazione. Adesso che i nostri sticker sono pronti, io utilizzerò queste gommine adesive per appiccicarli al vetro. Voi, se volete, potete mettergli la colla sul retro e attaccarli ai vostri libri e ai vostri quaderni. Se volete attaccarli a libri e quaderni, ovviamente potete farli anche un po' più piccoli. Adesso, mentre io vado ad attaccarli alla mia vetrina, voi potete guardarvi gli altri soggetti kawaii che avevamo disegnato in precedenza. Ciao a tutti da Carla e buona arte!